tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi, come già avrete letto dal titolo, significa che Stefania è uscita di casa. Questo video significa che Stefania è uscita di casa, ma è andata a comprare detersivi. L'unica cosa che faccio è comprare detersivi e prodotti per la persona. Sono stanca. Sono stata da questo sapone. Io ho preso un bel po' di prodotti, tra cui cose per la famiglia. No, è tutto per la famiglia, perché gli lavo le cose. Sono tutto per la famiglia. Ma comunque, assaggiamo qui. Allora, parliamo di ammorbidente. Ammorbidente ho preso questo qui della Vernel Aromatherapy, sogni di loto. Ho preso questo qui perché sapete tutti che io devo odorare di tutto e di più, e quindi preferisco sempre cambiare per avere altre profumazioni. Infatti poi ho preso anche altre profumazioni. Per quanto riguarda invece detersivo, per quanto riguarda il lavaggio di abiti, magliette, eccetera eccetera, ho preso questo qui Alba perché ho sentito parlare benissimo. Infatti ho ripreso la saponetta e poi ho preso questo qui. L'ho visto, se non mi sbaglio, da Antonella, i consigli di Antonella 2, e Antonella ne parla benissimo di questo prodotto. E poi sinceramente su TikTok mi sono fissata un pochettino con delle persone che si occupano della casa, mi vedo questi video quando mi vengono nei per te, e quindi cerco sempre dei prodotti nuovi, dei suggerimenti nuovi per quanto riguarda la pulizia degli abiti e anche della casa. Quindi ho preso questo qui che sarebbe tipo il sapone però liquido, perché qui c'è anche la cosa della saponetta, ed è in gel, c'è scritto pulito fresco e morbido, e si può utilizzare sia in mano che in lavatrice. Io lo utilizzerò in entrambi i due casi. Questo è un litro di prodotto, i prezzi ve li scriverò giù nell'info box. E poi ho preso la saponetta, questa qui io spezzetto sempre i pezzettini e li inserisco o nella lavatrice quando faccio specialmente i bianchi, oppure lo utilizzo anche per lavare altre cose, anche la casa direttamente, nel senso, non la casa, le superfici che si possono lavare, diciamo, a casa. Poi un'altra cosa che ho preso è il profumo a biancheria. Questo qui io avevo preso direttamente la confezione con una specie di cilindro dove si inseriscono queste. Io l'ho voluto prendere perché sinceramente mi piaceva di più l'odore, che era questo qui. Io ho preso anche delle goccine di aroma, no, come si chiama? Delle gocce per profumare, diciamo, la casa, da inserire. Ah, è qua il cosino. Questo qui è il cosino che si mette nella asciugatrice. Io avevo comprato anche le gocce per, diciamo, metterlo in questo dispositore qua e inserirlo nell'asciugatrice, ma ho visto questo e l'ho voluto prendere perché mi è piaciuto anche la profumazione, quindi l'ho preso. Poi ho preso queste due cose dai cinesi, ma ve li faccio vedere mentre siamo qui a fare il video. Io ho preso questo bagno schiuma, che sapete che l'ho preso altre volte. Questo è per quanto riguarda, diciamo, tutti in famiglia utilizziamo questo tipo di bagno schiuma perché gli piacciono cambiare anche a loro le profumazioni, specialmente questi freschi, proprio che si sente la freschezza, diciamo, quando ti lavi. E io li ho preso questo qui della Malizia, ed è petale di iris, che gli piace tantissimo, a Fritti ovviamente. E poi ho preso questo qui che è muschio bianco, che è il mio preferito perché è più neutro e mi dà quella sensazione di freschezza e di pulizia. Proprio si sente quando quei maschietti si lavano, si sente in tutta la casa, qua c'è questo profumo. Mi piace, i miei figli sono belli profumati, e quindi ho preso questo. Perché prendo le bottigliette queste grandi? Perché quelle piccole sinceramente non mi durano niente, per quante volte loro si lavano, e io ringrazio Dio che si lavano. Ringraziate assieme a me.
Per quanto loro si lavano, ovviamente io devo lavare le loro cose. Ho preso questo qui da aggiungere al detersivo, che è il Bioform Plus, ed è un detersivo per lavatrice, però è igienizzante. Io questo lo aggiungo al detersivo per i panni che di solito acquisto. Dico lo aggiungo perché mi viene più comodo. Questo sì è un igienizzante, però preferisco aggiungerlo al detersivo normale. Questo ha 30 lavaggi e qui c'è scritto efficace, testato in laboratorio, rimuove germi e batteri. Specialmente in questo periodo ne ho presi due confezioni di questo. Dice, non ci vai spesso a fare la spesa? Sì, ma faccio sempre la scorta perché mi conviene. E poi ho preso questo qui, non mi ricordo se era 99 centesimi, che è il sole per quanto riguarda il lavaggio per i piatti, perché mangiamo e quindi utilizziamo i piatti. E ho preso questo perché mi piaceva di più la profumazione, sinceramente, non per altro. La profumazione mi piace, è bello fresco e tutto, e quindi ho voluto prendere questo, ma non per altro. L'altro prodotto che ho preso, ma non mi ricordo dove l'ho preso, l'altro prodotto per quanto riguarda la lavatrice è questo. È questo bottiglione, non mi ricordo se l'ho preso da acqua e sapone dai cinesi, ma prendo da acqua e sapone, ed è per la lavatrice. E io cambio sempre, sapete, anche il detersivo per quanto riguarda il lavaggio per i vestiti. Mi piaceva questo, la profumazione era ottima e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho preso ammorbidente a go-go, come se non ci fosse un domani, perché li utilizzo ovviamente anche come per rinfrescare gli abiti. Ho preso questo qui della Lenore Panarea, perché mi piace la profumazione. Questo è un litro, sì, un litro. Dice qualcosa? No. Comunque ho preso questo qui e poi ho preso il mio solito Capri, perché è quello che mi piace di più in assoluto. Ho voluto prendere questo per provare questa profumazione, perché sinceramente adorandola così mi piace. Voglio vedere ovviamente sui vestiti se mi piace oppure no. E quindi ho voluto prendere queste due, erano, se non mi sbaglio, in offerta, e le ho prese entrambe. Vediamo se mi trovo bene, in caso prenderò ovviamente il seguito. Poi spostiamo un po' questi perché devo aggiungere altri. Poi abbiamo questo ammorbidente, che è sempre della Vernelle, come il primo che vi ho fatto vedere, ed è aromatherapy. Questo è sempre con oli essenziali rilassanti, eccetera eccetera. Questa profumazione mi piace tantissimo, come la prima e come le altre due che vi faccio vedere, che le ho acquistate pure. E ho preso questo qui alla lavanda. E poi ho preso questo qui, Fresh Control, freschezza glaciale. Sinceramente mi sono piaciuti tutti, già li ho provati questi qua della Vernelle, mi sono trovata bene e quindi li ho voluti riprendere. Allora, di solito compro di più ammorbidente perché gliene metto di più. Ovviamente mi piace che il bucato sia fresco, proprio il profumo si sente, perché ovviamente Maurizio lavora in magazzino, Carmelo lavora trasportando... come si chiamano, stufe, cucine e tutto il resto, quindi preferisco che loro, quando girano, le persone proprio sentono il loro profumo addosso. Ovviamente sto scherzando, ma a me piace proprio che si sente il profumo, proprio quando passo nel balcone devo sentire il profumo dei miei panni stesi, e quindi io metto un bel po' di ammorbidente, questa è la verità. Poi per finire vi faccio vedere le ultime quattro cose che ho preso, tra cui questi qui Colgate Maxi. Loro si trovano benissimo con questi, io invece ho l'altro White Now, se non mi sbaglio. Loro si trovano benissimo con questo. Questo è anti-tartaro, era scontato queste quattro confezioni, quindi l'ho voluto prendere. 75 ml ogni una. Loro si trovano bene, quindi ho voluto prendere questo qui della Colgate. Poi ho preso la ricarica del mio sgrassatore preferito, perché mi piace tantissimo l'odore. Mi piace tantissimo questo odore di Marsiglia con tipo la lavanda. Buono, mi piace tantissimo. Ed è un super potente su ogni tipo di sporco, pulito garantito, eccetera eccetera. Io faccio la cucina, faccio anche gli abiti quando gli spruzzo questo sulle magliette, sul contorno del colletto,
gli metto questo e sinceramente poi li metto in lavatrice, è number one, mi piace tantissimo. Poi ho preso questo qui perché avevo preso tutta la linea e sinceramente mi ci trovo benissimo un profumo, ma che vi dico a fa, sia per quanto riguarda il lavandino, sia per quanto riguarda l'acciaio e tutte le altre cose, il bagno, mi piace anche il vetro, mi piace sinceramente della Quasar, e quindi ho voluto prendere questo qui per il legno, per fare sia la cucina, quindi sportelli, e sia le porte, perché ho le porte ce l'ho in legno, poi non so come l'avete le porte, comunque ce l'ho in legno, quindi mi serviva. E ho preso questo qui, è legno protettivo, lucidante e nutriente, con cera d'api, efficace e professionale. Comunque ho voluto prendere questo per provarlo, visto che con gli altri mi sono trovata bene. Quindi spero sinceramente di trovarmi bene anche con questo prodotto. L'ultima cosa che ho preso, e vi lascio in pace, è la ricarica del sapone liquido. Ho preso questo perché era in offerta ed è mani, viso e corpo, è un sapone al cocco e vaniglia. Questo qui io lo metto nel dispenser giù nel bagno e anche qui nel lavello della cucina, perché se qualcuno si deve lavare le mani non è che utilizza il sapone dei piatti, si utilizza il sapone per le mani, quindi ho il ciuffi ciuffa anche qui nella cucina per, diciamo, lavarci le mani. E c'era un'offerta, questo, e ho preso questo. Sinceramente mi trovo benissimo. Invece mio marito prima comprava quello lì dell'Eurospin. Non mi piace l'effetto che ha sulla pelle, e non sentivo il profumo. Invece con questo qui e con gli altri che avevo preso io, ovviamente, si sente il profumo anche in lontananza. Quindi mi è piaciuto e l'ho preso. Questo ha 200 ml di prodotto e sinceramente mi trovo bene con questi, perché quando poi li finisco, li arrotolo, gli metto un pochettino di nastro isolante. Nel senso che questa è una bottigliona ovviamente, quindi occupa troppo spazio nel sacchetto della plastica, invece questo qui arrotolato diventa piccolino piccolino e quindi lo posso buttare tranquillamente. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti di acqua e sapone. Bene sì, quando esco compro sempre detersivi e prodotti per la pulizia ovviamente della persona, perché anche noi ci laviamo. Fatelo anche voi, fatelo. Comunque, sto scherzando, ovviamente sto sclerando perché ho girato, questo è il mio terzo video e quindi forse è meglio di andarci a spogliare, quindi a togliere il maglioncino con le perle e andarci a mettere il pigiama che avevamo poco fa. Veramente sto sclerando. Niente ragazze, che dirvi? Ditemi cosa ne pensate di questi prodotti e se avete qualche ammorbidente che vi piace, che volete consigliarmi per la profumazione, anche i detersivi. Sono molto curiosa. Come ho fatto con il prodotto che Antonella diceva che era buono, l'ho preso, questo qui di Alba. Ditemi altri prodotti, sia per pulizia della casa, sia per quanto riguarda ammorbidente e detersivo per l'abbigliamento, per i vestiti, perché sinceramente ho voglia di provare cose nuove. Ebbene, abbiamo finito. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre che avete visto il mio video, ovviamente. Vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate anche solo per questo corno che esce fuori. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!